Il Consiglio regionale della Toscana sottolinea il legame tra le stragi che colpirono l'Italia nell'arco di un anno, tra il 1992 e il 1993, e lo fa raccogliendosi intorno alla teca che accoglie i resti della IV Savona 15, l'ammasso di ferraglia che è rimasto della Fiat Croma su cui si stava spostando la scorta del giudice Giovanni Falcone nel momento dell'attentato di Capaci, il 23 maggio 1992. Nel piazzale degli Uffizi, con il presidente dell'Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, Tina Montinaro, presidente dell'associazione IV Savona 15 e moglie di Antonio Montinaro, caposcorta che fu ucciso quel giorno insieme a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli altri agenti Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Per me quella è la tomba di mio marito, è il sacrario della Polizia di Stato. La tomba di mio marito, perché mio marito è rimasto imprigionato insieme a Rocco e a Vito in quella macchina. E quindi io dico sempre, ci stanno tre famiglie lì dentro e non dobbiamo dimenticarli. Però se vogliamo veramente fare memoria, che è importantissimo, dobbiamo ricordare i nomi di quei ragazzi e sapere che cosa hanno fatto e che tipo di scelte hanno fatto nel lontano 90-92. Antonio diceva sempre che aveva paura, perché la paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, ma non sono un vigliacco, me ne sarei già andata. Sono parole di Antonio in un'intervista che ha rilasciato 10 giorni prima di morire. Che i ragazzi devono essere diversi da noi, devono essere curiosi, si devono fare delle domande e capire perché nel nostro paese è successo tutto questo. E quindi devono essere dei ragazzi coraggiosi e mai girarsi dall'altra parte. Il messaggio forte è di non essere mai indifferenti e non avere paura. Le istituzioni non devono voltarsi dall'altra parte. È una giornata emozionante, una giornata che non serve solo a costruire memoria ma anche a comprendere. Abbiamo deciso di mettere qui vicino a Via dei Giorgofili la IV Savona 15, che è il simbolo purtroppo del tragico attentato che portò alla morte di Giovanni Falcone, di sua moglie e di anche Antonio Montinaro e altri due ragazzi della scorta. Perché l'abbiamo messa qui vicino? Perché è stata una stagione stragista davvero tragica che ha toccato tutta Italia, è partita dalla Sicilia ma è arrivata a Roma, a Milano e poi nel cuore di Firenze, portando anche tra l'altro alla morte di una bambina di 50 giorni. E oggi siamo qui per dire no alle mafie, che noi faremo tutto quello che è in nostro possesso perché anche in questa terra, che fino a poco tempo fa sembrava una terra incontaminata ma che invece ha visto l'arrivo di infiltrazioni mafiose, noi dobbiamo costruire tutte le condizioni perché queste non ci siano più. È una sfida collettiva, non passa solo attraverso il nostro impegno, quello delle forze dell'ordine e della magistratura, che ringrazio, ma serve un cambio di paradigma culturale molto forte, ed è questo quello che vogliamo fare insieme alle ragazze e ragazzi alle nostre scuole. Il Consiglio regionale ha organizzato questa iniziativa in collaborazione con la Questura di Firenze e l'associazione IV Savona 15 nell'ambito della programmazione delle celebrazioni del trentennale della strage dei Giorgofili. Prima del momento di raccoglimento nel piazzale degli Uffizi si è tenuto un incontro nella sala del gonfalone di Palazzo del Pegaso. Il presidente Mazzeo ha consegnato una targa del Consiglio regionale a Tina Montinaro, testimone di legalità. Mazzeo ha preso parte anche all'iniziativa La strage di Via dei Giorgofili, un racconto lungo 30 anni, giustizia, memoria, verità, valori che contano per le nuove generazioni, al Teatro della Compagnia. Siamo qui uniti per dire che continuiamo tutti i giorni in modo forte, convinto, sinergico tra le varie istituzioni la lotta contro la mafia. Abbiamo collegato idealmente la strage di Capaci con la testimonianza che la vedova Montinaro ha svolto in Consiglio regionale a questo momento di riflessione veramente importante di fronte al monumento per la memoria delle vittime dei Giorgofili. Tutti insieme
senza retorica ma con tanto impegno contro la mafia, per dire mai più e per dire che chi sbaglia deve pagare. Sì, un'intera giornata dove il Consiglio regionale è protagonista di una memoria, di una strage che ha colpito nel cuore di Firenze, che voleva dimostrare che la mafia poteva arrivare ovunque, a colpire ciascuno di noi, in ciascuna parte dell'Italia, nei luoghi della cultura. Per questo come Consiglio regionale della Toscana siamo partecipi a questa che non deve essere soltanto una ricorrenza formale, ma è il fatto di ricordare e tramandare dei valori, dei principi che ci portino ciascuno di noi a impegnarsi costantemente e quotidianamente in una lotta. L'importante è parlarne, questo ci chiedevano Borsellino, Falcone, e questa giornata ne parla e dimostra dove la Toscana sta, da che parte sta, dalla parte dei diritti, della libertà, della pace, soprattutto al cospetto di una lotta contro la mafia che dobbiamo portare avanti ciascuno di noi. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio 2022 e il bilancio pluriennale 2022-2024 di ARPAT, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. L'Aula ha espresso il parere con 20 voti a favore, 11 voti contrari e un voto di astensione. La Presidente della Commissione Ambiente, Lucia De Robertis, ha evidenziato il grave ritardo con cui si è giunti all'approvazione del bilancio preventivo di ARPAT. Non va bene perché limita le prerogative dei consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione di incidere circa l'analisi di un bilancio preventivo. Il bilancio preventivo serve perché tu mi presenti qual è la tua idea di investimenti, spese, dove vuoi spendere, dove vuoi risparmiare. Se me lo presenti a un anno e mezzo dopo che l'hai fatto, cioè mi presenti a maggio del 2023 un bilancio che prevedeva le spese del 2022, diciamo che non è corretto, quindi anche in aula non me la sono sentita di non sottolineare questo aspetto. ARPAT è un'agenzia assolutamente importante per la regione in un momento come questo, dove dovrà fare tanta vigilanza rispetto ai progetti, alle grandi opere che ci saranno nel PNRR. Va un po' meglio l'aspetto ormai un po' annoso della mancanza di personale, però bisogna che ARPAT sia messo in condizioni, da chi deve farlo, di presentare alla Giunta prima, al Consiglio poi, un bilancio che possa dare ai consiglieri, ai commissari tutti, la possibilità di incidere sulle scelte. Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Ambiente, sottolinea come ARPAT meriterebbe ben altra attenzione. Su ARPAT si è raggiunto il massimo all'interno di un bilancio di 14 miliardi della regione, per il quale si investe oltre 50 milioni di euro per il funzionamento dell'Agenzia regionale di protezione ambientale. Il Consiglio è stato chiamato a ratificare il bilancio di previsione 2022. Avete capito bene? Ratificare il bilancio di previsione 2022 vuol dire tutti i giochi sono già fatti e si chiede il parere del Consiglio, o meglio la ratifica, quando gli uffici hanno già speso i soldi, hanno fatto o non fatto gli investimenti. Questo rende del tutto inutile il ruolo del Consiglio e soprattutto di coloro che sono rappresentanti dei cittadini su un tema come quello della difesa ambientale e dei controlli, che invece diventa strategico nella regione del CEU e non solo. Per il consigliere Massimiliano Baldini della Lega appare evidente il ritardo del bilancio preventivo. Il gruppo della Lega ha votato convintamente contrario a questo bilancio, che in primo luogo arriva e giunge all'attenzione dell'Aula con un ritardo veramente inammissibile. Un ritardo che sostanzialmente mette in difficoltà tutti, come ha correttamente anche riconosciuto la Presidente della Quarta Commissione, De Robertis, nel rappresentare l'atto alla Commissione. Inoltre abbiamo evidenziato il fatto, come dicono i revisori dei conti e la stessa Giunta, che siamo di fronte a una situazione in cui il personale che si è aggiunto potrebbe però avere, diciamo, delle ripercussioni in termini proprio di bilancio. È una sollecitazione, un'osservazione fatta dai revisori, così come è lo stesso ARPAT che precisa come il ritardo dello stesso bilancio è causa diretta della Giunta. Diverso il parere di Italia Viva. Il ruolo strategico di ARPAT, nelle parole del capogruppo Stefano Scaramelli.
L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, molto importante, ARPAT sta riscoprendo un ruolo fondamentale per la tutela, diciamo, della qualità non soltanto dell'ambiente, ma soprattutto in un contesto come quello attuale, dove molti lavori stanno partendo e dove serve vigilare anche sulla qualità, ovviamente, della nostra vita nel territorio toscano. Quindi da parte nostra un ruolo strategico fondamentale che viene data a conferma e sostegno per quanto riguarda una votazione di un consiglio regionale che dà man forte a un'agenzia che ha bisogno anche a sua volta di essere supportata e rafforzata. Inaugurata dalla consigliera segretario dell'Ufficio di Presidenza Federica Fratoni, la mostra Una nuova primavera di Giacomo Carnesecchi. Questi nuovi lavori prendono ispirazione dalla deposizione di Pontormo, ovvero l'empolese Jacopo Carrucci, custodita a Firenze nella chiesa di Santa Felicita, e dall'opera di Umberto Buscioni. Sono molto orgogliosa che il Consiglio regionale della Toscana ospiti oggi l'opera di un artista pistoiese, di un giovane artista pistoiese, Giacomo Carnesecchi, che esporrà qui le sue opere, che si rifanno a due filoni, prendono il via da una lettura della deposizione del Pontormo, opera peraltro custodita qui a Firenze, ma attraverso lo sguardo della grande tradizione del Novecento pistoiese, un secolo straordinario da un punto di vista artistico, e attraverso l'opera in particolare di un suo grande testimone come Umberto Buscioni. Quindi credo che il Consiglio regionale oggi nell'ospitare l'opera di una città vicina, di un artista di una città vicina, in realtà trasferisca questa riflessione su un ambito metropolitano molto compiuto e molto, soprattutto di grande livello artistico, per cui a nome dell'Ufficio di Presidenza, del Presidente Mazzeo, davvero siamo molto felici di ospitare l'opera di Carnesecchi, e come esponente pistoiese dell'Ufficio di Presidenza metto anche una punta d'orgoglio personale nel vedere queste straordinarie opere e nelle sale del nostro consiglio. Sono 8 grandi tele che amplificano i colori acidi di Pontormo. I rossi, i rosa, i gialli sono come esplosioni di colore, come quando la primavera esplode all'improvviso. Le opere sono 8 tele, di un grande formato, 1,50 m x 3 m, e li chiamo più drappi perché proprio voglio dare la sensazione della stoffa, delle pieghe sulle pieghe, quindi pieghe delle tele e pieghe dipinte, tutto dedicato a due personaggi importanti per la mia carriera e la mia formazione da artista, che sono Umberto Buscioni e un grande fiorentino che è Pontormo. Infatti le opere sono dedicate in primis alla deposizione di Pontormo, una rivisitazione dei colori e delle piccole pieghe che ci sono all'interno dell'opera del maestro rinascimentale. Una mostra che, come diceva l'artista, è un omaggio a due grandi maestri, Pontormo, in particolare alla deposizione che è conservata qui a Firenze in Santa Felicita, e Umberto Buscioni, un artista pistoiese a cui sia io che Giacomo siamo molto legati, è un artista che ha guardato tanto la deposizione del Pontormo e ce l'ha restituita. Purtroppo, insomma, Umberto Buscioni è venuto a mancare anni fa, e quindi in questo caso, insomma, siamo di nuovo a dare un omaggio a lui, ai suoi colori e alla sua interpretazione del maestro manierista. Un artista, Giacomo Carnesecchi, che rilegge le grandi opere del passato e le consegna alla nostra sensibilità di donne e uomini del nostro tempo, con le sue contraddizioni, i suoi problemi, le sue speranze, ha scritto nel catalogo il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Una nuova primavera, il titolo della mostra, rappresenta la tensione verso la rinascita, quella tensione che è già presente nell'opera di Pontormo, consapevole che la storia non finisce con la deposizione della croce, che è anticipo e premessa della resurrezione, e Giacomo Carnesecchi ci spinge verso l'alto con le sue opere.